giornata un po' bruttina, tutto coperto, non piove però è brutto, ma fa caldo, incredibile, a febbraio fa caldo. Comunque, per trascorrere questa giornata insieme andiamo a preparare. Ah, a proposito, voglio farvi vedere una cosa, guardate la mia nuova acconciatura, il mio chignon, lo chignon, mia figlia piccola quando era piccolina, appena, insomma, appena iniziato a parlare diceva lo chignon. Comunque, scusate questa parentesi, andiamo a preparare le crepe alla Nutella. La ricetta delle crepe alla Nutella, vi racconterò la storia. Chiusa la parentesi, chignon, andiamo a preparare le crepe alla Nutella. Questa ricetta mi è stata regalata da una signora francese quando i miei figli andavano appunto alla scuola francese in Grecia, perché come noi a Carnevale prepariamo le frappe, le castagnole, insomma tutti questi dolci fritti, loro usano fare a scuola una grande festa il martedì grasso dove ognuno porta le crepe farcite in tanti modi che io neanche potevo immaginare. Noi oggi le faremo alla Nutella, però durante la preparazione vi racconto anche un paio di condimenti che mi hanno suggerito appunto queste signore in Grecia. Per fare le crepe alla Nutella ci serviranno 6 uova intere, ci vorranno 60 g di burro fuso, 500 g di farina setacciata e 1 litro di latte. E un pizzico di sale, un pizzico di proprio una punta di sale che vado a mettere nelle uova. Quindi andiamo ad iniziare a fare le crepe per il crepe party alla Nutella. Mi ero dimenticata la cosa più importante, la Nutella. Quindi vado ad incorporare prima il burro, poi il latte e poi la farina, tutto quanto con il frullatore elettrico. Quindi aziono e vado ad incorporare lentamente prima il burro e poi il latte. Perché non parte? Quindi una volta rotte tutte le uova, vado ad incorporare il burro. Una volta incorporato tutto il latte ed il burro ed il pizzico di sale, vado ad incorporare la farina. Certo, sono tante questo composto, però vi ripeto, le sto facendo per un crepe party alla Nutella di mio figlio, quindi sono tanti ragazzi e sicuramente ne andrà via proprio a go-go. Vado ad incorporare la farina. Una volta incorporata tutta la farina, andremo a farla riposare per un'oretta in frigorifero. Comunque il composto deve risultare di questa densità, vedete? Molto più morbido dell'impasto di un ciambellone. Come vedete, questa è la densità. La lasceremo riposare per un'ora e poi prenderemo il padellino adatto e andremo a cuocere le crepes. A questo punto, con una trascorsa l'ora, andiamo a riprendere il composto, quindi tutto l'impasto che abbiamo preparato prima, lo smuoviamo un pochino con questo mestolo qui e ce lo teniamo a portata di mano perché andremo a far scaldare molto molto bene una padellina antiaderente. Ho unto leggermente con un fazzoletto da cucina, un pezzo di carta da cucina, la padellina che ormai è calda. Poi prendiamo un mestolo, meno di un mestolo, insomma poi dipende dalla grandezza del mestolo che avete voi, e andiamo a versarlo nel centro della padellina, ok? A questo punto cerchiamo di farla girare lentamente, ok? E lasciamo cuocere la parte sottostante. Quasi sempre la prima crepe si rompe e non viene bene. Cerchiamo di stare attenti con una spatola del genere, così piatta, ci aiutiamo perché riusciremo così a staccarla meglio. Quando incomincerà a fare le bollicine sopra, sarà il momento di girarla. Allora vado a girarla, non ce la faccio, sto messa storta. A questo punto, questa è la prima che anzi non è venuta tanto rotta, però vi faccio vedere un'altra.
le prepareremo tutte quante e poi andremo a farcirle con la Nutella, le metteremo tutte quante in un piatto e le serviremo cosparse di zucchero a velo. Ah, vi dicevo che possono essere farcite con dello zucchero e della buccia di limone grattugiata. Quando ancora sono calde, si cosparge con zucchero e limone, si chiude e si la crepe è ancora calda, quindi va a sciogliere lo zucchero e questo me l'ha insegnato Fabienne. Una volta preparate le crepe, vado a cospargerle di Nutella e questa poi è a discrezione personale, perché ovviamente più ne mettete, più ne trovate e più ne mangiate. Quindi la vado a chiudere così e vado a posizionarla su un piatto di portata. Una volta impiattate le crepe, andiamo a cospargerle con abbondante zucchero a velo. A parte ho sciolto della cioccolata fondente e vado a metterla sulle crepe. Questa è la mia proposta di oggi, le crepe alla Nutella. Allora, un giorno di questi metterò una telecamera nascosta per farvi vedere tutto quello che succede al di fuori della nostra registrazione, perché voi vedete solamente le cose più carine, ma dietro, alle spalle, come dietro le quinte, non avete idea che cosa succede con mia figlia. Comunque, prima o poi ve la farò conoscere. Volevo chiedervi di inserire, di scrivere nei commenti quando voi avrete fatto le crepe, come vi sono venute, come le avete farcite e poi volevo chiedervi anche se avete altre ricette o se avete delle richieste da farmi. Io sarò molto felice al più presto di realizzare quello che voi mi chiederete. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao!